Ma suggerisco di non criticare mai i presidenti di Camera e Senato che hanno una funzione molto alta e debbono poterla esercitare come ritengono sia meglio per il funzionamento delle nostre istituzioni. Quindi andrete avanti anche sulla stepchild adoption. Le ho già detto, le ho già risposto. Andiamo avanti sull'impianto della legge.